E salve a tutti, gente, eccoci che parla. Oggi sono qui con un episodio di Mario Dream Team. Nella scorsa puntata siamo andati avanti con Risvegliopolis, sì, siamo ancora qui. Abbiamo preso di 6 l'attacco, iscritti al coso, alla città sul monte. E adesso dobbiamo trovare il fratello della guida turistica. Ok. E qua ci sono i puzzle con la pedana. Va bene. Tra l'altro posso mandarli anche qui? Sì, posso tipo. Forse questo è il trucco, sì. Non posso tirarlo da nessuna parte, però tipo. O posso fare tipo così. No, mi costringerà a tirarlo fuori dall'altra parte. È qui dove viene a formarsi la parte puzzle, che dire. E continua a sbagliare il pulsante, però ok. E voilà. Ok, e vedo già il fratello da lì. C'era un punto di salvataggio che fa spaventare un po'. C'è un boss in arrivo. Ma io ci curarci in quel caso. No. Vediamo. Ho già salvato off camera, però ok. Ecco un musco baffo rosso. Bel posto per poltrire. Ok, svegliamolo. La gita sta per iniziare, sveglia! Sveglia! È mattina? Sei in ritardo! Diamine, non si sveglia, neanche con le cannonate. Qualcosa non va. Forse non sta semplicemente schiacciando pisolino. Certo, ne ha tutto l'aspetto. Però il suo respiro è molto pesante. E poco fa... ho urlato a squarciagola e non si è mosso di un millimetro. Questo posto, ci sono, è un dormipunto. Questo tipo rischia di rimanere addormentato per sempre. Cos'hai detto? I dormipunti emanano paura onirica molto potente. Anche se è un evento raro, può succedere che qualcosa resti intrappolato nel sogno. I malcapitati finiscono come questo qui. Anche se ho come l'impressione che lui abbia fatto volutamente. Vuoi dire che ha intenzionalmente... non ha intenzione di svegliarsi? Cosa sarà del sognando? Eh? Muscoli d'acciaio. Pompatissimi. Va bene, non voglio saperlo. Ad ogni modo, dobbiamo svegliarlo. Non abbiamo scelta, dobbiamo svegliarlo. Entrando nel suo sogno. Prima dovremo trovarlo nel mondo onirico. Poi lo convinceremo a svegliarsi. Quindi entreremo nel sogno di musco baffo rosso? Ma è possibile entrare nei sogni altrui? Ebbene sì, Luigi, prova a dormirci accanto. Dormendo vicini su un dormipunto, farete lo stesso identico sogno.
Perfetto, così entriamo nel mondo onirico di Musto Baffo Rosco. Rosco, non so perché mi viene a dire così. Molto bene, Luigi, puoi utilizzare me come cucino. Mario, Luigi, buona fortuna. Risvegliate questo tipo dal suo sogno. Ogni area ha il suo livello un po' più speciale. Che dire. E di solito i livelli speciali contengono cose come mosse o nuove funzioni. Però appunto mettono nuovi attacchi dove non è possibile skippare i punti, ovviamente. Ehi, salve e benvenuti. Ah. Questo è il centro turistico del mondo onirico. Con voi viaggiare è meraviglioso. A tal proposito, abbiamo in offerta per voi gite perfette per questa stagione. Mi riferisco a l'immersione Fujina. Mi state chiedendo informazioni sulle altre gite? Possiamo organizzare ogni tipo di gita. La flessibilità è importantissima per noi. Basta chiedere. Vediamo ora di fare una gita nelle vostre menti. Stiamo cercando Musto Baffo Rosso nel mondo onirico, non è vero? Vogliamo svegliare Musto Baffo Rosso, è così? Ah, e volete una gita che vi porti a Musto Baffo Rosso, Ma non ci sono gite di quel tipo! Pronto? Centro turistico, cosa desidera? Sì? Musto Baffo Rosso? Un incontro? Tipo coi baffi? Muscolata? Capisco, va bene, la richiamo tra un secondo. Era un Musto Baffo Rosso al telefono. Dice che vuole fare un breve allenamento con voi. Se riuscite a vincere quello che lui chiama Muscola Baffo Rosso, vincerete. Vincerà? Bene, allora avvertitemi quando avrete preso una decisione. Così telefono a Musto Baffo Rosso. Ok, visto che mi dai la possibilità di farlo, vai. Non c'è altro da fare. Accettate la sfida di Musto Baffo Rosso? Benissimo, allora faccio una squilla a Musto Baffo Rosso. Pronto, Musto Baffo Rosso? Chiamo dal centro turistico. I signori qui accettano la sfida a muscolata. I suoi allievi? Una prova muscolosa? Non mi pare ci siano grandi muscoli da valutare qui. Sono allievo. Oh sì. Oh. Allievo blu! Quanto mi piacerebbe starmene seduto in pace qui. Mi è caduta la caramella. E che stress. Allievo giallo! Ora! Fate largo, pista! Allievo bianco! Allievo bianco! What? Allievo bianco, svegliati!
quel giorno? Noi siamo allievi, discepoli di Muscobaffo Rosso. Noi abbiamo medaglie degli allievi e voi dovete sconfiggerci per averle. Questo unico modo per dimostrare di essere degni di sfidare il Muscobaffo Rosso. Quindi se vi sconfiggiamo tutti e quattro possiamo incontrare il Muscobaffo Rosso? Oh sì! Ma scontro senza supense è noiosissimo. Perciò noi ci nascondiamo, così lotta è più avvincente. Insomma, se volete sconfiggerci dovrete prima trovarci. Pronti? Via! Ok, quindi uno alla volta. Sono svelti, eh? Molto bene, Mario, ogni Luigi. Dobbiamo acciuffare questi allievi e affrontarli in battaglia. Eccoli, finalmente, ragazzi. Ok, ognuno ha proprio il colore. Va bene. Almeno so chi sto dando la caccia. Non che serva molto, oppure no. Quelle sono le uscite. Ok. Che abbiamo qua però? Ok, c'è un negozio di oggetti. Non credo mi serva adesso. Magari quando usciremo una delle volte. No. Facciamo la cosa più evidente che avrei dovuto, che avremmo fatto. Ok. Oppure no. Qui però cosa servirà? Una volta trovati tutti dovrò venire qui? Qualcosa del genere? Ok. Capito. Cambiamento di musica, che succede? Oh, davvero? Non è che mi porti più di tanto. È davvero questa la musica? Ok, ho failato di brutto, ma ok, che me ne frega sinceramente. Non mi ricordavo come cavolo si faceva la mossa. Extra, va bene, tutta caricata. Tra l'altro avevo preso il nuovo equipaggiamento di cui non ho più visto. Lo faremo poi. Posso farlo qui? Ok, sono in automatico schiacciati, allora mi va bene. Ok, hai fatto qualcosa almeno. Scelta tra bullo e bianco? Mister depresso e mister dormo? Andiamo da bianco. Oh, due. Oh, ciao. Verde. Oh, due.
Che bello, voi grissini venuti qui per allenarvi? Musto baffo rosso? No, sono verde, musco baffo verde. Vuoi sapere che faccio? Non è ovvio. Addominali, voglio tartaruga così. Voglio tartaruga così, poi rimbalzo tutto. Sì, uso addominali per rimbalzare cose che piovono dal cielo. Si tratta di prova di forza quotidiana per quelli come noi, capisci? Tu vedi interruttore là? Se tu colpisci bomba, da sopra cade una bomba. Sì, musco baffo verde spinge sempre i muscoli al limite. Pompa muscolo, capisci? Senti come brucia. Ma fa troppa paura, io non ho mica provato. Io ho muscoli solo per impilare blocchi su... blocchi che tu vedi là. Ok. Dimmi il tutorial. Addominali rimbalzano bombe, bombe colpiscono blocchi. Boom, crastra, boom, questo è il mio piano. Che muscolata epica sarebbe, che allenamento, no? Sì, ma basta parlare, bisogna fare altri addominali. Addominali, devo essere come ferro, sennò poi bombe non rimbalzano. Torso in giù, torso in su. Oissa. C'è un qualche tipo di tutorial che bisognerà fare con ogni Luigi. Dal diagonale devo fare qualcosa? Come che faccio? Ah, ok, mi decido io quando rialzarmi. Capito, capito. Però no, ok, bene, ben fatto. Devo riuscire a colpire più basso. Ok. Fammi riposizionare bene. Ok. Perfetto. Un momento. Mi manda Musco Baffo Rosso. Farò io da arbitro per queste battaglie. Si dia inizio alla sfida numero uno della muscolata. Il vostro avversario, allievo bianco. Sull'allievo bianco? Sono lì in opposta battaglia, Massimo. In generale, in ogni battaglia con gli allievi ci sarà una condizione speciale. Stavolta, nessuna condizione speciale. Beh, che intendete fare? Inizia battaglia. Ho detto bene, ha detto nessuna mossa di condizione speciale? Eccomi! Che la battaglia numero uno cominci. Ha detto nessuna condizione speciale, giusto? Ok.
una bella dormita e mi farà recuperare forze. Prima che recuperi le forze, dovete attaccare. Non riuscirete mai, mai a sconfiggermi. Quindi fare tecchi speciali non è buono? Forse farlo all'inizio lo è, per poi fare così. Tanto adesso è al massimo di vita, continua a ricaricare se stessa e basta, giusto? Così immagino. Questa è fallita. Ok. Che succede se faccio così? Continua ad attaccare così ogni volta? Intervallo! Puoi sempre ricominciare la battaglia. Se non ce la fai, aumenta di livello e riprova in seguito. Quasi la metà dei punti vita è già andata. Strano. Accetti la sconfitta? No? Non so se me lo dici se sto facendo male a qualcosa o no, però... Non siete davvero niente male, ma nulla prendono tanto facilmente. Quindi il trucco è non farti gli speciali, pressoché salta normalmente finché non scompare? Credo. Vi ho sottovalutati, che la battaglia riprenda! Semplicemente non ti devo far dormire, no? Ah, grazie, palla. Quasi la metà dei punti vita è già andata. Strano. Accetti la sconfitta? Ma che cosa? Perché mi stai facendo questo? Non capisco. Ho fatto anche male. 40 di danno. È comunque più di quanto ti ho tolto, vero? Aspetta un attimo. Più della metà dei miei punti vita è già andata. Ah, cioè, non capisco perché mi stai dicendo se la so. Sto sbagliando qualcosa, ho detto. Boh. Queste pause che mi interrompono. Hai rotto? Non posso dormire. Ok. E forse è qui che dovrei fare gli attacchi speciali, effettivamente. Ora adesso sì. Oh, qua rischio seriamente di perdere i sensi. Ops. Non posso dormire. Ok, allora faccio un Oni Luigi. Dato che non puoi dormire. Certo. Io premo anche, però vabbè. Ok. Ora non capisco sta cosa del accetti la sconfitta ogni 2 minuti. Ho fallito facendo così. La mia intenzione non era ammazzarlo. Ha detto nessuna condizione speciale, quindi che... Vediamo che succede. Era solo sogno. Vincono i fratelli Mario e Luigi. Hai ottenuto una medaglia di allievi. Congratulazioni. Bene, ci vediamo dopo. Continuate ad allenarvi. Probabilmente questa collega alla scorciatoia che ce l'ha. Ok. Stare a capire come cavolo funziona quella battaglia. Tempo per fare il blu? Dai.
Che succede qui? LOL. E sia blu. L'unica cosa che devo curare poi tra l'altro è probabilmente solo i punti fratello. Tra l'altro non ha non ha nemici quest'area, nemici normali. Oh, parlando del diavolo. Un po' di frame di invincibilità da una battaglia all'altra, man. Oh, giusto, li potevo ammazzare così con loro. Sti orologi non hanno ancora avuto l'occasione di ammazzarli come si deve. Non so dove sto andando. Ok, c'era una porta chiusa. Vabbè. Ok, sì. È già qui, vero? Speriamo di sì. No, c'è ancora roba da fare. Che rottura di dobloni. Ehi, ci siete voi? Yemenix di veloce. Che odio! Posso difendermi secondo se sbaglio il primo, per favore? Dai, questo è buono. Ok. Cosa fate? Bella domanda. Ok. Una volta arrivato su, fate quella cosa. Questa non fai. Ok. Capito, interessante. Bueno. Quel salto era sicuramente di Mario.
Molto meglio dei Sevacocchi, lo dico. Meno vita è più veloce, vero? Ok. Ricostituente. Non ho ancora visto un nemico che mette status. A parte il... Ah, sono stordito. Un momento. Oh, ciao di nuovo. Si dia inizio alla sfida numero 2 della muscolata. Il vostro avversario è l'allievo blu. In questa battaglia dovete vincere solo con dei fantastico. Oh mio Dio, scherzi. Questo rende le cose più interessanti. Sapete come ottenere un fantastico? Quando schiacciate un nemico, no? Potrei infliggere dei danni solo ottenendo fantastico. I danni non risultanti dei fantastico cureranno il vostro avversario. E attacchi cui appaiono in sequenza, ok, bene, bravo, infliggono danni solo se si includono in un fantastico. Così dice Muscobaffo Rosso. Voglio andare a casa. Tanto perderò, lo so, sono perdente nato. Bene, che fate? Senti condizioni, va bene. Interessante. Non serve a niente, perderò comunque. Sono un buon a nulla. Devo credere in me stesso, dici? Anche tipo come me può diventare grosso? Posso partecipare a sfida come tutti gli altri? Se mi convinco abbastanza, posso battervi? E ora è che la battaglia numero 2 cominci! Se batterò voi altri, sarò gasatissimo. Quindi meglio se non faccio attacchi fratello, va? Oh. Ah. Ok, va bene. Non voglio fare attacchi fratello se quel coso non cura. Uff, se quel coso lo cura. Facciamo una difesa, è più o meno mini boss. Quello che è. Quello lì prima o poi li ammazzo, che dire. Oppure no. Che cosa fate? Boh. Cos'era quella mossa? Come la predittavo? Ah, ora posso perché c'hai la mano così. Ho visto l'animazione che era diversa. Intervallo! Dovresti sapere che può essere... potete ricominciare la battaglia. E se non ce la fai, aumenta il livello e riprova in seguito. Accetti la sconfitta? Lo farei anche qui. Voi due non avete ancora cominciato a fare sul serio, giusto? Vi ho stato ruotati, che la battaglia riprenda. Ok. Bene, ok, questo è apparentemente. Cosa vuol dire però che c'erano così vicini loro? Loro non stanno facendo letteralmente niente. Giusto perché tutti i Luigi non vadino addosso a lui?
Ok, eri più semplice. Va bene. Mia mente era completamente vuota mentre combattevo. Bella sensazione. Grazie. Vincono i fratelli Mario e Luigi. Congratulazioni. Bene, ci vediamo dopo. Continua a allenarvi. Va bene. Ok, abbiamo fatto i primi due fratelli. Gli altri due li faremo la prossima puntata. Quindi è quasi che tutto. Ci vediamo alla prossima. Che ci vediamo la prossima puntata. Se vi è piaciuto, like. E arrivederci tutti quanti. Ciao ciao.